Carlo Conti ha rilasciato una dichiarazione che ha chiuso definitivamente la possibilità di rivederlo in Rai. A quel famoso programma. Ecco che cos'è che ha rifiutato clamorosamente, con la solita diplomazia che lo contraddistingue. E, uno dei conduttori Rai più amati di sempre, stiamo parlando di Carlo Conti, il quale, con la sua professionalità, ironia e diplomazia, riesce sempre a portare un vasto successo a Viale Mazzini. Non importa in che programma, se c'è lui, il successo è assicurato. Per questo non stupisce il fatto che i fan appena hanno capito che un altro suo altrettanto valido collega ha detto basta a quel ruolo, abbiano subito pensato a lui. Con molta diplomazia però, Conti ha rifiutato clamorosamente in diretta, mettendo quindi a tacere i rumors che giravano da diverse settimane. Carlo Conti e il rifiuto clamoroso per lo show Rai. Carlo Conti, qualche giorno fa ha spento ben 63 candeline, ma a guardarlo sembra ancora un ragazzino, con quella sua abbronzatura sempre perfetta che gli è valsa nel corso degli anni, decine e decine di meme a tema. I suoi fan lo amano anche per questo, per la sua ironia e il suo modo di scherzare di se stesso, come abbiamo potuto udire ai microfoni del programma radiofonico di Radio 1, Un giorno da pecora. Oggi compio 63 anni ma me ne sento 40. Se c'è un programma che vorrei fare dopo tanti anni di TV, una rubrica di pesca e di abbronzatura dentro Linea Blu, lo dico sempre anche alla conduttrice. Io mi metto lì a prendere il sole, spiego quali creme utilizzare e, nel frattempo, pesco, ha detto con la solita simpatia che lo contraddistingue. Eppure, Carlo sa sempre quando è il momento di scherzare e quello in cui rimanere in silenzio, non si tira mai indietro quando c'è da rendere omaggio a personaggi per lui importanti che purtroppo se ne sono andati troppo presto. L'abbiamo infatti visto qualche ora fa, portare il suo ultimo saluto, insieme ad altri importanti del mondo dello spettacolo, del calcio e così via, a Gio Barone, il direttore generale della Fiorentina, morto improvvisamente a 58 anni per un arresto cardiaco. Tornando ad argomenti più leggeri, sempre durante la medesima intervista rilasciata a Un giorno da pecora, Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, gli hanno chiesto, come riportato da Ancronos.com, in una maniera sicuramente molto originale, se i rumors che vedrebbero Carlo Conti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2025, fossero veri o meno. E, più facile che lei si candidi alle elezioni europee oppure che conduca un altro Festival di Sanremo? Gli hanno chiesto i conduttori radiofonici e in maniera sicuramente divertita. Conti ha risposto. Tra le due che faccia il festival ma non il prossimo. Quindi lo farà più avanti. Hanno subito controbattuto. Ma la sua risposta è stata chiara. No, ne ho fatti tre. Uno più bello dell'altro, mi bastano quelli. Infine, Iacchetti e Lauro hanno chiesto al conduttore se il suo rifiuto fosse irremovibile o se per esempio tra 10 anni potesse cambiare idea. Bisogna vedere se tra 10 anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l'orecchio giusto per scegliere le canzoni. Perché quella è la cosa più importante, ha chiosato il conduttore Rai.